Seguirà al 75%. Ragazzi, questo dovrebbe essere il primo episodio che state vedendo durante la giornata. Nello scorso episodio abbiamo esplorato il rifugio del Team Magma, l'abbiamo esplorato tutto, quindi non mi sono persa niente. Ho trovato pure una Master Ball a caso. Vedrò di tenermela ben stretta quella Master Ball perché non sia mai potrebbe tornarci utile in futuro. In ogni caso, abbiamo esplorato il rifugio del Team Magma, purtroppo non abbiamo fatto in tempo a fermare Max prima che facesse partire il sottomarino perché purtroppo eravamo arrivati troppo tardi. Avevamo già portato le modifiche necessarie al sottomarino per entrare nell'antro abissale, praticamente per farla breve gli hanno cambiato colore e gli hanno messo una trivella sul muso. Cioè, il colore non era molto importante effettivamente, però l'hanno cambiato, hanno cambiato anche quello. Adesso l'unica cosa che ci resta da fare è raggiungere la prossima località. Nel frattempo batte anche la settima palestra perché ricordiamoci che dobbiamo ancora ottenere due medaglie. E poi dobbiamo ottenere le due medaglie perché dobbiamo ottenerle poi dopo un'altra medaglia perché finché non otteniamo la settima medaglia non succedono cose. Vi ricordate quello che avevo detto una volta in Pokémon Y che quando arrivi ad ottenere sette medaglie succedono cose? In verità non è sempre così in Pokémon, cioè a volte le cose succedono con 7, a volte succedono quasi tutte le medaglie, a volte succedono prima del boss finale, prima della Lega Pokémon, dipende. Comunque sia, anche in questa generazione una volta ottenute 7 medaglie succedono cose, quindi per far scattare tutto il casino con Groudon dovremo vedere di ottenere la settima medaglia. Quindi in questo episodio vediamo di raggiungere prima la località. Poi entro magari nel prossimo episodio a prendere la medaglia. Io mi perdo spesso, quindi non esco mai senza i punti Pokénav. Ha un pratico una V-Map ed è completamente impermeabile, quindi posso usarlo anche in acqua. E quando voglio tornare a casa, gli basta fare rotta per Verde Azzupoli e il gioco è fatto. Ah, la prossima località a proposito dovrebbe essere proprio Verde Azzupoli. Ma intanto affrettiamo la gente. Se nuoti nel mare, i Pokémon ti si avvicinano per giocare. Non mi dovrebbe risultare essere troppo difficile raggiungere Verde Azzupoli se la strada da fare è tutta a nuoto. Comunque. Perfetto, Mirella battuta. Sono andata fuori rotta. Vedi, capita quando perdi il tempo a giocare. I Pelipper non mi interessano. Invece di ruotare navigo in groppa un Pokémon. Che invidia! Ma sapete una cosa, ragazzi? Domandi, un altro momento domandissima. Ma in Pokémon, con quale logica un Pokémon che puoi imparare a surf ma che comunque più piccolo di te riesci comunque a trasportarti in groppa? Perché io uso Matteo. Però logicamente ci può stare che tu riesca a nuotare in mare in groppa ad un Gyarados, perché il Gyarados per l'appunto ricordo essere un dragone alto 6 metri, è abbastanza grosso di dimensione, quindi dici che fisicamente un Gyarados lo puoi cavalcare. Ma io dico tipo un Luffdisk, che è tipo il pesce di prima, che di solito penso che nella realtà sia piccolo come, non lo so, un libretto. Come cacchio fai a montare in groppa per cavalcarlo? Perché se puoi imparare a surf anche con un Pokémon così, poi nell'animazione vedi il personaggio che è stato in groppa a una figura che dovrebbe essere il Pokémon. Ma come fai? Non lo so, anche se. Non, questa è la logica dei videogiochi che non mi spiegherò mai. Oh, accidenti! Cioè, ci starebbe che in un gioco di Pokémon ti dicono: no, guarda, sei troppo pesante per i Pokémon. Qui vola via, gente. A Verde Azzupoli si procede ad est e per andare invece per Argepoli bisogna andare a ovest. Beh, a noi interessa andare ad est, quindi andiamo ad est. Qui sotto c'è sempre la mappa nello schermo inferiore, bellissima. Però io voglio affrontare tutti. Notare come ci danno gli armi, che dici di una lotta? Io vi chiedo ragazzi come voi facciate a nuotare per ore senza stancarvi, senza che vi venga male le braccia. Non lo so. Travis sta per raggiungere il livello 58, Manca questa Wailmer per raggiungere il livello 58. Ne sono sicura. E infatti. Andrea sarà a livello 51.
Azumarill, vai ancora, ancora Travis, ancora. Qui la gente la faccio tranquillamente fuori con lo starter perché è tutto tipo acqua. Vai, nella battuta. Non avrei mai immaginato che tu fossi così forte. Oh, che posto è questo? Ehi, ho scoperto una cosa su Sharpedo. Credi di sapere già tutto su questo Pokémon? Non proprio. Bene, allora sta a sentire. Se usi Surf con uno Sharpedo, so che immagina una velocità incredibile. Ah, ok, perché giusto è uno squalo dalla forma di un torpedo, che mi pare sia un siluro, e quindi è più veloce quando nuota, capito? Quindi da questa casa dei pescatori. La mappa della regione di Owen. Sono in cerca di tesori subacqueo. Si sa scandaglio senza paura di abissi Maria alla ricerca di tesori sul fondo del mare. Non è tesori per me, eh? Se trovi dei cocci rossi o di qualsiasi altro colore devi scambiarli con me. Va bene, proprio con lui. Se ha un gemello non va bene. Lui, punto, capito? Va bene. Va bene, se troverò qualcosa, tipo un coccio rosso, glielo porterò, signor cerca tesori. Comunque, qui stiamo per... Oh, eccoci a Verde Azzupoli finalmente. Grande perla! Oh, questa la posso vendere. C'è come musica... La musica non mi ricordo quale... Ah, Ciclamipoli, c'è la stessa musica di Ciclamipoli qua. Adesso devo vedere però di riuscire a raggiungere. Oh, eccoci qua. Allora, ho trovato le scale. Ho trovato altre scale. Perfetto. È il momento di esplorare la città, come al solito. Prima parlavo con la gente fuori. I miei amici del Gepoli mi hanno detto che è sparito un intero branco di Whalmer. Mi chiedo cosa sia successo. Secondo me c'è il Team Magma che ha fatto un casino. Cioè, che è segno questo che i Whalmer hanno lasciato le acque. Questo secondo me è segno che di lì è passato un sottomarino gigante con una trivella, probabilmente con il Team Magma. La vita nasce nel mare e poi si sposta sulla terraferma. Quando la vita finisce diventiamo polvere e terra, un filo invisibile lega di continuo mare e terra, proprio come questa proprio come questa spiaggia. Dicevo un'ultima cosa che non avevo letto. Allora già, dai, entriamo nelle case che altrimenti qui perdo il conto. Oddio, quante streghette. Mia sorella ha sempre parlato pochissimo fin da quando era bambina. Poi un giorno ha iniziato a percepire il linguaggio degli oggetti. Sei un animista? Mi basta dare un'occhiata alle medaglie per percepire i ricordi che racchiudo. Riesco a sentire con quali Pokémon le hai conquistate. Vuoi mostrarmi la medaglia? Certo. Vediamo un po', ragazzi, se effettivamente il suo potere funziona. Medaglia pietra. Hai vinto la medaglia pietra lottando insieme a Grovyle, Seedot e Guts. E adesso quale medaglia vuoi mostrarmi? La medaglia di pietra l'ho vinta combattendo con Grovyle, Seedot e Ralts. Allora, Grovyle sicuro perché c'era Travis. Poi ho combattuto con Ralts. No, quando ho combattuto con Ralts. Ah sì, ho battuto quando c'era Bipa un Meditate. Vabbè, in ogni caso, vabbè, ci affidiamo i suoi ricordi. Poi ragazzi, andate a controllare in quegli epitonati, in quegli episodi in cui vediamo queste medaglie e confermate le cose che dice questa. Ralts, Nuzleaf, Grovyle e Magic. Ah, no, lei non dice Pokémon che ho effettivamente combattuto. Ma dice Pokémon che allora avevo in squadra. Ah, ok, allora è giusto. Ralts, Nuzleaf, Grovyle e Magic. Ralts come primo, perché effettivamente lui è il primo che è in campo. Medaglia Dynamo invece l'ho vinto insieme a Grovyle, Nuzleaf, Kirlia e Gyarados. Giusto? Medaglia Fiamma, hai vinto la medaglia Fiamma insieme a Gyarados, Nuzleaf, Gardevoir e Sceptile. Gyarados per primo perché Matteo è stato il protagonista. Stessa roba, Gyarados, Nuzleaf, Gardevoir e Sceptile. Medaglia Piuma, Agmaldo, Nuzleaf, Gardevoir, Gyarados, Sceptile e Latios. Questa praticamente dice quali Pokémon avevamo allora. Poi dopo la medaglia mente pioggia, questi ricordi non ce li abbiamo ancora perché non li abbiamo ancora vinti. Non hai ancora quella medaglia. Ok, i ricordi sono preziosi, conservali con amore. Tranquilla, ci penso già. Piano, piano, avvicinarsi senza fare rumore può essere una strategia anche nelle lotte. Ok, parliamo qua dentro anche. Salve.
Quando ero giovane mastro base segreta, un giovane mastro base segreta ha viaggiato in tutto il mondo. Anche adesso che sono un vecchietto non ho affatto perso il mio entusiasmo. Non vedo l'ora che dietro quella porta appaia una base segreta. Solo che questa porta si è chiusa. Forse in post-game, forse negli extra possiamo tornarci. Verde Azzupoli, il nostro slogan è ama i Pokémon, ok. Telepatica capipalestre di questa città sono dotati di capacità soprannaturali simili a quelle dei Pokémon di tipo psico. Se sei in difficoltà, prova a chiedere aiuto a loro. Va bene. Allora, qui intanto scopriamo che i capipalestre sono due e non sono uno. Dalle parti di Verde Azzurri si possono osservare i Wilmer selvatici. Lo chiamano il. Aspetta, come si dice? Wilmer Watching. Ah, è tipo il whale watching che effettivamente nella realtà consiste nell'osservare le balene al largo. Sì, esistono dei luoghi dove la gente nel mondo va solo per vedere le balene. Sai che se usi certi strumenti la tua base segreta può diventare più spaziosa? Pensi però all'assessorio delle scale, ti consiglio di comprarle. Ah, ecco come si ampliano le basi segrete. Il mio fratellino vuole trovare le basi segrete più grandi di tutte. Sa, base con 10.000 scale è la base più grande di tutte. Mettiamo nel centro Pokémon, così intanto riavviviamo qui la nostra squadra. Ah, non l'ho detto ragazzi, ma. No, in realtà l'ho detto 1.000 volte, ma. La palestra di questa città la affronteremo con Sam, perché è lui l'esperto delle mosse di tipo buio, e tipo buio è forte sui tipi psico, quindi, ok. I Pokémon che si trovano nel mare o nelle grotte sono bravissimi a nascondersi. Un momento ce l'era lì davanti agli occhi e un attimo dopo sono già spariti. E anche se percepisci la loro presenza quando sono nascosti è possibile trovarli. E tu che avvicinarsi con cautela mentre sono ancora visibili. Il mio sogno è diventare famoso in tutto il mondo assieme alla mia squadra. Vincerò una lotta in Link, dopo l'altra incatenerò con tutti, incanterò tutti col mio fascino. I capibalesti di questa città formano due incredibili, sono davvero sensazionali. Visto che i capibalesti sono due ragazzi, questa palestra, nello scontro boss, tra virgolette, quindi nello scontro con i capibalesti, si affronta in un modo particolare, si affronta in una lotta in doppio, cosa mai successa, questo infatti dovrebbe essere la prima volta che nella serie di Pokémon succede che si affronta il capo palestra in una lotta in doppio. Una cosa piuttosto particolare. Che tu dici di solito, vabbè, capo palestra affronta la lotta normale, no, lotta in doppio. Perché effettivamente per l'appunto i capi palestra sono due gemellini, quindi. Il rivitalizzato è fantastico, dalla un Pokémon esausto tornerà subito in forma, ma attenzione, non ricarica i PP esauriti delle mosse. Non è un Elisir, infatti. Benvenuto a Pokémon Market. A parte che qui Elisir significa ridare tutti i PP di un Pokémon a un Pokémon. Mentre non è proprio come il concetto di Elisir in Final Fantasy, che ridà tutta la vita e tutti i punti magia, tra virgolette. Quanto Ultra Ball vuoi? Io qui, come al solito, compro Ultra Ball. Perché sì, voglio essere sicura di avere abbastanza Ultra Ball per quando catturerò Pokémon leggendari, tra cui Groudon, quindi. Rete Ball e Super Ball sono Pokéball verai che vengono prodotte solo a Verde Azzurri. La Rete Ball è efficace contro i Pokémon di tipo coleotto e acqua. La Super Ball funziona meglio sui Pokémon nei fondali marini. Il repellente Max tira alla larga i Pokémon più deboli. È lo spray repellente che dura più a lungo. Ehi tu, scusa se te lo chiedo così all'improvviso, ma vuoi un MT? Perché no? Spinto! Bella mossa, push! Me l'ha regalato il mio fidanzato quando mi ha chiesto di sposarlo. Ma io non sono un'allenatrice, non saprei proprio come usarla. Che tristezza, ma dimmelo prima che te l'aveva regalato il tuo ragazzo, ti dicevo di no. Regali riciclati. Ah, ecco la palestra. Palestra di Verde Azzurri, capipalestra telepatico, un solo alizio magico. Che poi telepatico gli piacciono tantissimo come capipalestra, che sono due gemellini tanto belli. Di recente il sito spaziale dell'isola ha lanciato dei razzi enormi. Perché allora volevi che lanciassero dei razzi grossi come una macchina. Ci vuole potenza di fuoco, per salire con l'atmosfera. Adesso andiamo a visitare anche quel posto. Mio marito usa le Pokémon come metodo di giudizio per qualsiasi cosa. Tu piaci molto al tuo Sceptile. Gli piaci quanto la Pokémon. Anzi, gli piaci un po' di più di una Pokémon. Ok. Ho ricevuto questa da Rocco, ma non so cosa serve. Penso che si chiami Roccia di Re. La vuoi?
Ma sì, la voglio, perché no? La vuoi davvero? Sei proprio strana. Puoi tenerla, ma non farla vedere a Rocco. Ricordiamoci che Rocco è un appassionato di fossili, di pietre, di rocce, quindi. Rocce di Rema, grazie. Proprio non capisco cosa ci sia di così divertente nel collezionare rocce. Ma la roccia di Rema, ragazzi, non è tipo il Bitorzo Lemo, ricordo che. No, aspettate, la roccia di Rema, che adesso vi faccio vedere. Questa qui, che bella. Che bella che è, proprio. Ah, è una corona. Può farti tornare il nemico. Ok, quindi è una. Ah sì, quindi era quell'oggetto che poteva permettere di far tentennare il nemico con qualsiasi mossa. Collezione di rocce di pietra aria accolte da Rocco. Ah, ho capito. Ah, questa è la casa di Rocco. Ah, ok, non capivo. Avevo visto, ragazzi, che c'era un quadro qui ribaltato. Dicevo che è successo alla fine. Poi ho detto, ah, ma è la finestra. Ah, ok, quindi questa qui è casa di Yoko, ok. Che tra l'altro è da un pezzo che non lo vediamo. Comunque, qui ci sono già entrata? Sì, parlano di scale, quindi sì. Ci siamo già entrati. Bene, ragazzi, quindi abbiamo esplorato tutta la città, ma ci manca da vedere il centro spaziale. Quindi, prima di andare alla palestra, io vedo di raggiungere il centro spaziale. Allora, il centro spaziale sta qui in cima, Aspettate che capisco. Questa roccia è molto speciale per la gente del centro spaziale. La considerano un portafortuna in occasione dei lanci. Tu cosa fai quando vuoi esprimere un desiderio? Cerchi una stella cadente? Io lo scrivo su un foglietto. Sì, proprio così. Allora, questa non l'ho ancora vista, questa casa. Salve. Ehi, salve Ladrice. Superiamo un portento. Dammi rette, ottimo per pescare Pokémon che vivono sui fondali marini. Che ne pensi, lo vuoi? Ma sì, perché no? Lo sapevo, dopotutto sì che ci sarà pure un motivo per cui si chiama Superamo. Oh, questo è l'amo ultimo, che permette di catturare i Pokémon più fighi dall'acqua. Se ti trovi vicino all'acqua, prova a lanciare il tuo amo e vedi cosa abbocca. Allora, vediamo se qui a destra c'è qualcos'altro. Un'altra casa. C'è un Wingull. Anche se non posso vedere la mia ragazza Forestopoli, ci scambiamo messaggi grazie al mio Pokémon. Non mi sento sola, anche se abitiamo lontano. Ah, questo qui è Wingull della leva Pokémon che avevo visto dire appunto a Wingull. Spiega reale, amico mio. Ah, sì, è lui, è lui. Ed è già volato via. Sì, è vero che. È vero. Avevamo letto che effettivamente voleva. Aveva dato a Wingull un messaggio. La mia sorellina scambia messaggi con il suo ragazzo di Forestopoli. Io? Non la invidio per niente. Perché dovresti essere invidioso? Eccoci qua. Allora, quindi qui c'è. Centro spaziale di Ventazzupola, due passi dallo spazio. Ok, quindi qui c'è il centro spaziale. E là. Pensa che bello se un giorno quest'isola, anzi tutto il mondo, fosse completamente coperto di piante e fiori. Ma secondo me una volta era coperto di piante e fiori. Però è arrivato l'uomo. Vediamo un po' che posto è. Come vorrei viaggiare nello spazio a bordo del razzo e incontrare i Pokémon che vivono lassù tra le stelle. Succederà, ragazzi, succederà, tranquilli. Alcuni pensano che i Pokémon vengano dallo spazio. Sarà vero? Forse alcuni vengono dallo spazio. In realtà alcuni vengono dallo spazio. Il razzo è grandissimo! Ok. Ecco, che cazzo. Beh, la bandiera Poké, giustamente. Mentre passeggiamo sulla spiaggia, ho trovato questa. Tienila pure, io non ne ho bisogno. Pietra solare, grazie. Devi sapere che la regione di Hoenn è famosa per le sue piogge di meteoriti. Ah, no, io non lo sapevo. Ehi, salve. Il lancio del gas è riuscito. È il lancio numero uno. E la madonna, sono indietro. Un gigantesco oggetto. Io pensavo che avessero fatto chissà quanti lanci. E invece no. Un gigantesco oggetto di metallo che attraversa il cielo e vola nello spazio. Sembra incredibile. Qui c'ho, come al solito, il pulsante V che sta degenerando, quindi è meglio se cammini e basta. Saliamo. Poi, madonna mia, quanti schermi. Ventazzupola è generalmente soleggiata e poco ventosa. Un posto ideale per lanciare razzi. Poi basta, succede niente. Qui posso analizzare le cose. C'è il sole, computer sofisticati e costosi. Sugli schermi scorrono senza sosta centinaia di numeri. Tipo in Matrix.
Quindi lo schermo dei dati avete presente. Ok, siamo a 19 minuti. Direi che dopo aver scassato qui il pulsante B ancora una volta per correre, montiamo in sala la nostra bici e vediamo un po' di andare a vedù. Pokeball, voglio vedere un attimo di là cosa c'era, di qua, perché non ho visto. Beh, c'è il gazzo revitalizzante. È bello viaggiare sulla nave, ma attraversare il mare con un Pokémon che usa surf? Che esperienza emozionante sarebbe! Non credi, signorina? La so bene questa emozione. Ah, qui c'è solamente il gazzo. Punto. Ok. Bene, direi che possiamo addentrarci nella palestra di Vegazzupoli dopo aver esplorato tutta la città per bene. Bene, vai. È il momento della penultima palestra. Poi l'ultima avevo già esplorato, che l'avevo fatta con Travis. Allora, questo ho detto mille volte, che invece l'avevo fatta con Sam, quindi Sam, primo in squadra. Ehi, come va già da futura campionessa? I campi palestra di qui usano Pokémon di tipo psico. Se li affronti con Pokémon di tipo lotto veleno, subirai notevoli danni. Inoltre ti sfideranno con formidabili attacchi coordinati. Se vuoi vincere devi dimostrare di avere un solido legame con la tua squadra, forza! Allora, qui si sposti in un modo. Ci si sposti in un modo strano, con i teletrasporti, ecco. L'esito della lotta dipende dalla presenza di spirito, senza quella non si vince. Allora, tra l'altro in questa palestra vedremo di sfoggiare la nuova mossa di tipo buio di Sam, la mossa Nero Pulsar che abbiamo trovato nel covo del Team Magma, ricordiamoci. Kadabra, partiamo, ok, partiamo in questa palestra con un Pokémon bello di prima generazione. Quanto è bello Kadabra, ragazzi! Beh, l'unica pecca sarebbe la difesa, sì, perché è forte, però. Gioco di ruolo. Cosa vuol dire? Ah, ha cambiato abilità. Vai. Perfetto. La sconfitta Alexander. Ho perso, devo ritenere il mio spirito, ritenere il mio spirito. No, non ho letto, ritentare il mio spirito. Vabbè. Chi esita perde, è un avvertimento. Ok, ma come... Ah sì, ok, qui si è attivato. Posso passare solo sui punti bianchi grossi, altrimenti non posso tornare indietro. Tipo, se faccio così, tipo da qui non posso tornare indietro, capito? Posso andare solamente sulle luci più grandi. È troppo forte come si frutta a mezz'ora in questa palestra. È troppo forte. Sì, puoi dirlo forte. Vai, fortunato. Un altro Kadabra. Vabbè, abbiamo visto prima che Nero Pulsar è potente, quindi usiamo ancora Nero Pulsar. Tra l'altro, la cosa bella del tipo buio sul tipo psico, sapete qual è? Che se mi lanciano contro una mossa di tipo psico, non ha effetto. Sì, se è una mossa che fa danno. Scusate un secondo. Dicevamo, la prossima scelta è Medicham. Vabbè, allora cambiamo Pokémon perché Medicham è anche di tipo lotta, quindi mi pare che non sia debole di tipo, al tipo buio, quindi. Dovrebbe essere debole al tipo folletto. Quindi vai, Ryan. Beh, assorbi bacio che è più forte di incantavoce. Ah, porca vacca, però non fa fuori la gente in un colpo. E vabbè, volevi fare calci in volo, eh? E in più se manca il bersaglio, con calci in volo ci si fa un male cane. Quindi mi spiace, beh, diciamo, questo round lo ha finito lui. Vai, l'altro sarà a livello 46, ok. Vuole imparare paghi attacco, che è una mossa che rende gli attacchi, condivide le statistiche. Quindi lasciamo stare, niente paghi attacco. Fortunato battuto. Ho lottato in maniera troppo fluttuante, talmente fluttuante che il tuo Medicham è andato a gabbia all'aria. Ma come funziona questo posto? È magia o tecnologia all'avanguardia? Per me è magia, poi. Ok. E se io volessi andare dalla streghetta, non posso andare dalla streghetta. Posso andare dalla streghetta?
Io voglio andare alla streghetta. Voglio battere tutti. Non so se avete capito. Olle! Il Monte Pira, dove riposano gli spiriti dei Pokémon. È lì che ho acquisito la mia forza. Preparati ad assaggiarla. Torrei morto di paura, ragazzi. E via il potere dei... Vabbè. Ah, Kirlia, Kirlia. Mi sa che non è debole tipo buio, perché ha anche un tipo folletto. Livello 39. Allora, questa qui... questa... E via ci è data dentro con premere il pulsante via ogni volta che il suo Kirlia si voleva evolvere. Perché a livello 30 Kirlia si evolve Guts. Quindi l'unico modo per avere un Kirlia di livello 39 è tutte le volte bloccare il... Bastarda! Tutte le volte stavo dicendo, l'unico modo per avere un kill a livello 39 è tutte le volte che fa... si sta per evolvere, tu premi il pulsante B, lo sorprende e lo blocchi. Porca puttana Latios! Ce la puoi fare? No, questo usa riposo, no, il mio peggior incubo, riposo, raga. Niente. Raga, riposo la odio come mossa. Ci mettiamo in campo Sam. Poi dopo Achille con l'altro, se ci pensiamo più tardi. Raga, la odio riposo, la odio. Vai. Vai Sam, devi farlo fuori in questo turno. Con Nero Pulsar. Dai, non puoi fallire, non puoi fallire. È potentissima come mossa, Nero Pulsar. Vai, bravissimo. Perfetto, cambia Pokémon e metti sul Latios. Non puoi più ritirarlo dalla lotta la tua Kirlia, eh? All'acciaio. Mi spiace, adesso non scappico. Bel colpo, Latios. Sei stato bravissimo. Prima mi ha triggerato, non pensavo che me lo ritirasse. Perché non incontri mai allenatori che ritirano i Pokémon. Poi puntualmente quando meno te lo aspetti, tec, te lo ritrovi. Sei in gamba. Grazie, grazie. Il Monte Pira, dove riposano gli altri Pokémon. Luogo colmo di energia psico e spettro. Ah, posso ritornare indietro da qui, ok. Perfetto, adesso andiamo avanti. Poi... faccio levitare una Pokéball telecineticamente. Telecineticamente, ho detto giusto. A volte gli manca la sincronizzazione. Però nell'animazione si vede che fai... Ecco, volare la Pokéball però. Tranquillo. Claydol. Claydol che è un tipo Terra, quindi non so se è debole al tipo buio. Sì, è di tipo psico, ma non so. Vediamo se funziona. Sì, è super efficace, vai. Perché quando sono di doppio tipo mi cago sotto io. E vabbè, volevi fare il pergaggio. Tra l'altro adesso mi pare che si deve pure ricaricare, perché il pergaggio ti costringe a saltare un turno. Quindi anche se non è andato a segno, mi pare che comunque dovrà perdere un turno. Vabbè, in ogni caso non lo sapremo mai, perché Matteo sarà a livello 49. E starmi, dai, mettiamo Travis perché è un tipo acqua, quindi qui non senza ritegno io vado a mettere in campo un tipo erba. Ah, che bello starmi. Dovremmo essere vicini comunque i due gemelli. Dovremmo essere vicini. Se vi immaginate l'ironia che sono due gemelli e magari sono sotto la costellazione Anisseo e Zodiacale dei gemelli. Sarebbe molto ironico. Devo sincronizzare meglio le mie tecniche di lotta con i Pokémon. Infatti, evita di perdere tempo di usare la telecinesi sulle Pokéball e vedi di fare amicizia con i Pokémon che stanno dentro le Pokéball. Ok, non fate questo. Qui possiamo ritornare o dalla streghetta che abbiamo già battuto o andare di qua, e allora ne andiamo di qua. Sento che emane un flusso nefasto.
Bigga, porto sfiga. Beh, ci potrebbe stare effettivamente. Ovunque il mio personaggio vada, succedono cose. C'hai Meiko. Ma che bel suono di campanelline che ho sentito. C'hai Meiko che adesso è un tipo psico, quindi in 3 secondi. Nero Pulsar e via. Vai. Livello 54. Che orgoglio il livello 54. Ho perso, lo sapevo. Tu porti sfortuna. È quello che ho detto io. Spero che telepato stiano bene. Perché dovrebbero stare male? Perché mi sento da una sfiga. Vabbè, comunque possiamo andare di qua. Ecco, forse questo è l'ultimo, poi ci sono i gemelli. Mostri il tuo talento. Ok. I sensitivi ci hanno cadato questa palestra, comunque, punto. Vai, Nero Pulsar, telecinesi, vabbè. Telecinesi che è dei più vulnerabili in pratica, perché ti impedisce di schivare, quindi permette di mandare sempre le mosse a segno per un po'. Però non ti impedisce di usare le mosse. Vai, questa scelta è Girafarig. Vabbè. Che Pokémon strano Girafarig. Travis sarà livello 59. Attenzione, quasi livello 60. Il tuo talento è fuori dal comune. I nostri capi palestra sono indubbiamente un po' attento. Ciò non toglie che tu possa avere più talento di loro. Lo devo prendere come un complimento? Grazie. Allora, questo l'ho già battuto, quindi devo tornare indietro per forza. Ok, in teoria adesso se vado avanti qua. Sì, arrivo dritto e la Madonna delle montagne russe. Eccoci qua. Oh, eccoci qua finalmente dai gemelli. Guardate che belli che sono. Mi fa un po' strano che sono nella posa da modellino proprio. Comunque parliamo, dai. Ciao raga, sono venuto a sfidarvi. Non te l'aspettavi, eh? E per l'altro, non te l'aspettavi, eh? E invece, ecco qua, due capi palestra! Dicono, ok, direte adesso. Siamo gemelli! Lo avevamo capito. Non abbiamo bisogno di parlarci. Perché ognuno di noi legge nel pensiero dell'altro. Ed è come se pensassimo all'unisono. Siamo molto affiatati. Vediamo se riesci a batterci. E la vado, due ninja sono io. Tipo, mamma mia. Ma ah, che beh, mi piacciono troppo, sono troppo carini telepat. Eccolo qua, telepat, due fratelli cinetici, psichici. E hanno un ratone e il Solrock che ci sta, come ci sta. Lui c'ha il sole e lei c'ha la luna. Beh, che bello. Perfetto, e sono scesi in campo Sam e Travis e vi dico che li affrontiamo con Sam e Travis, queste due rocce fluttuanti. Sapete qual è la cosa bizzarra di Lunatone e Solrock? È che entrambi nella descrizione del Pokédex si dice che provengono da un meteorite. Allora, intanto qui vedo che, ok, il primo è già andato, Fendifoglia non mi delude mai. Forse il Nero Pulsar non ce la fa a far fuori Solrock in un colpo, comunque se ne ci proviamo lo stesso. Nero Pulsar, vai! Mamma mia, mamma mia. Ok, quindi questa è stata una lotta un po' particolare perché era una lotta in doppio. Comunque sì, l'abbiamo finita veramente alla velocità della luce perché sono arrivata troppo potente. Ok, e abbiamo sconfitto quindi Telepart. Beh ragazzi, siete stati bravi comunque. Anche se non vi ho potuto far valere tanto perché avevo già in campo i miei due Pokémon più forti in pratica. La nostra accoppiata non è stata vincente. Provi stimo ancora, ragazzi. Hai vinto! È un fatto incontestabile. In riconoscimento ti conferiamo questa. Oh, che bella! La medaglia... come si chiamava? Medaglia...
Medagliamente. Con la medagliamente i Pokémon fino al livello 80 seguiranno prontamente le tue indicazioni, anche se le autorità tramite scambi. Inoltre, grazie a questa medaglia potrai usare la mossa sub fuori dalla lotta. E per finire, un'ultima cosa. Calmamente. Ok. La mossa calmamente intensifica la concentrazione, permettendo di aumentare l'attacco speciale e la difesa speciale del Pokémon che la usa. È particolarmente adatta ai Pokémon di tipo psico. Sembra che il legame che c'è tra te e la tua squadra sia più forte di quello che abbiamo noi due. Nel tuo futuro vedo che stringerai molti altri legami. Molte difficoltà aspettano te e i tuoi Pokémon, ma non preoccuparti, andrà tutto per il meglio. Grazie per l'assicurazione, Pat. Finché vi sosterrete a vicenda, non avrete niente da temere. Quindi, affrontate un'avversità senza paura. Grande, grandissimo, ragazzi. Bene, allora, per tornare indietro adesso, vediamo di passare di qua. Olè. Ecco fatto. Tizio? Wow, sei incredibile! Che notizia fantastica! Bene, ragazzi, adesso direi che possiamo fermare l'episodio qui, perché, come ho già ben spoilerato, ho ottenuto questa medaglia, avevo detto che sarebbero successe cose e le cose succedono appena usciti dalla palestra. Quindi l'episodio lo fermiamo qua perché siamo già a 36 minuti e nel prossimo vediamo di vedere quello che succede. Quindi fermo l'episodio e ci vediamo più tardi.